per creare la nostra scatola è necessario innanzitutto creare il laterale e il frontale. Allora, per questo dobbiamo creare tre livelli, di cui uno trasparente per la base alta, che sarà trasparente. Allora, innanzitutto impostiamo i colori di primo piano e di sfondo. Come primo piano impostiamo questo qua, AB6808, come sfondo F8BF5B. Apriamo una nuova immagine 600x600. Applichiamo un effetto di livello Gradient Overlive. Mettiamo la preview, l'anteprima, per vedere quello che facciamo. 500. Allora, tipo di gradiente lineare, dimensione di ripetizione, modalità normale, Center 500 e gradiente 500 per la miscelazione. L'angolo 90, perché altrimenti verrebbe in questa maniera, laterale, diagonale 90, ok, frontale. Allora, adesso per il laterale modifichiamo il colore del primo piano. FFDC8E, lo sfondo FFDCAF, ok, sempre effetti livello gradient overlive, sempre la preview reverse 500x500 va bene comunque anche per il laterale, ok. Eliminiamo lo sfondo bianco e inseriamo lo sfondo trasparente. Ok, adesso abbiamo le nostre tre basi per creare la nostra scatola. Andiamo in filtri, mappa su oggetto, cubo, anteprima. C'è un po' di tempo per fare queste cose. Lo sfondo trasparente, adesso andiamo a fare le nostre facce. Allora, il frontale e il frontale, in alto il trasparente, in basso mettiamo, tanto non ci servono, quello che ci serve è quello di sinistra e quello di destra, in alto niente, retro, ok. Ok, diamo l'anteprima. L'orientamento. Va più che bene. È un cubo, noi dovremmo trasformarlo in un parallelepipedo. Andiamo a modificare allora la scala delle X, eccolo, vedete lo schermo si muove, anteprima, ci vuole un po' di tempo per l'anteprima, ecco la scatola, magari è troppo alto, modifichiamo la Y, aumentiamo un po' la rotazione. Vedremo un po' più effetto all'interno. Anteprima. Ecco la nostra scatola. Adesso dovremo giocare un po' con le luci. Come possiamo vedere, la nostra luce, ecco qua l'effetto che avremo. Lo sfondo trasparente crea una nuova immagine. Ok. Attendiamo che la creazione della nostra scatola. Ecco la nostra scatola. Come potete vedere, l'interno di destra è differente dall'interno di sinistra. Per renderlo
identico, possiamo procedere in questa maniera. Inseriamo una guida centrale, nuova guida in percentuale, verticale al 50% per averla al centro. Ok. Selezione rettangolare. Accertiamoci che la guida è magnetica. Guida magnetica. Ok. Ctrl-C, Ctrl-V, duplichiamo. Non ci resta che ribaltare in orizzontale. E attaccarla, ecco qua. Quando in basso. La guida possiamo tranquillamente rimuoverla. Ecco. Abbiamo una scatola perfettamente identica sia nell'interno di sinistra che all'interno di destra. Ok, adesso non ci tocca fare altro che crearci le parti del cartone di chiusura. Allora, innanzitutto ridimensioniamo la scatola che è un po' grande rispetto all'immagine. Scala. Questo è il risultato. 450. Facciamo prima di digitarlo, ok, scala, eccola qua, però adesso posizioniamola al centro, ok, perfetto, e livello, dimensione d'immagine, ok.